Buonasera a tutti, un applauso al prologo di Campora San Giovanni, soprattutto al suo presidente, ad Antonio Isabella, a tutta la dirigenza per il suo impegno da 7 anni nell'organizzazione in maniera egregia per questa edizione di Campora si illumina di blu. Ma è tutto il cuore pulsante della città diamantea che si colora di amore verso chi chiede aiuto senza dirlo con la stessa nostra lingua, con quella semplicità che caratterizza tutti noi. Ed allora bisogna saper ascoltare. Ma cosa vuol dire ascoltare? Ascoltare vuol dire capire ciò che l'altro non dice. Un'iniziativa egregia, sposata subito dal Comune di Amantea, che sin dall'anno scorso ha ritenuto opportuno deliberare proprio in merito per stare vicino a chi ha bisogno, a chi ci chiede, per mettere al centro dell'attenzione la famiglia, per mettere al centro dell'attenzione l'altro baluardo della nostra società che è la scuola. Noi come amministrazione siamo vicino a chi fa associazionismo, come in questo modo sta facendo la Proloco, ci coloriamo di blu, ma coloriamo soprattutto il nostro cuore di bontà verso queste persone che soffrono. È un momento di grande anche cultura, di cultura soprattutto solidale verso chi ha bisogno. E quindi quest'oggi siamo qui tutti insieme per un grido verso chi può sostenere questa bellissima iniziativa. Io dico soltanto grazie a chi ci sta vicino. Noi come amministrazione del Comune di Amantea ci siamo, insieme si può, insieme dobbiamo stare vicino a chi soffre e chi ha bisogno.